Ciao a tutti e benvenuti in questo primo Vlogmas! Allora, sembro un albero di Natale. Ho il cappello perché fa veramente, veramente freddo. Ci saranno 2 gradi, non lo so. E allora, stamattina devo andare a lavorare. Ma mi sono ricordata solo stamattina che dovevo comprare un paio di detersivi per il lavoro e quindi mi sono fermata al supermercato dove ho preso 2 detersivi appunto che mi servivano per il lavoro. E mentre c'ero mi sono presa anche un cappuccino perché non ho fatto nemmeno colazione stamattina e, perché eravamo un po' in ritardo con i bambini, quindi non ho fatto colazione. E niente, quindi adesso faccio colazione un attimo in macchina, perché se mi fermavo dentro il bar sicuramente ci avrei messo di più. Intanto ho preso un cappuccino con il latte di soia che mentre sono venuta al lavoro si è un po' raffreddato, così lo bevo subito e non sto a perdere tempo. E niente, vi devo comunicare che mi sono messa un pochettino a dieta, perché prima delle feste bisogna fare, non dieta, bisogna mangiare un pochettino più salutare. E allora ho iniziato con il cappuccino di soia. In realtà ho iniziato già ieri a fare la dieta. Ho fatto colazione col caffè, con il dolcificante, poi cosa ho preso? Ho fatto pranzo con delle verdure, ho fatto cena con proteine e verdure, quindi ho fatto un petto di pollo per loro, l'ho fatto con tipo scaloppina, quindi passato nella farina, soffritto e poi ho messo un pochettino di vino, e per me l'ho fatto semplicemente sulla piastra. Oggi a pranzo non lo so, perché dipende a che ora arrivo a casa e dovrò mangiare per forza qualcosa, magari mi mangerò una mozzarella con un po' di rucola, non lo so, già solo il pensiero mi viene fame. Comunque, sono iniziati questi vlogmas, io vi ricordo di mandarmi le vostre ricette. Potete mandarmele tramite email, potete mandarmele su Instagram, potete scrivermele anche qui sotto nei commenti. Solo che magari tramite email e tramite Instagram le trovo più facilmente, perché commenti ne ho tanti e magari mi può sfuggire. O magari risulta in revisione, quindi non me lo fa aprire. Non lo so, comunque per sicurezza potete mandarmi l'email o chi ha Instagram, appunto scrivetemi su Instagram. Così farò le vostre ricette. Come vi ho già detto, non so se riuscirò tutti i giorni oppure no. Però mi impegnerò per fare il più possibile. Quindi mi bevo cappuccino e scappo a lavorare e noi ci vediamo dopo. Allora, come vedete, sono arrivata a casa, vi faccio vedere il mio pranzetto. Come vi avevo già detto stamattina, mozzarella e rucola. Ho sentito una mia amica fa una riunione della Just, non so come si chiama, e mi aveva già detto di andare, ma non sapevo se lavorando riuscivo oppure no. Comunque faccio in frettissima, mi mangio queste mozzarelle molto velocemente e poi vado da lei e quindi vi porterò. Sono arrivata qui a casa della mia amica e mi ha detto che ha preparato da mangiare e io non posso mangiare niente. Va bene, allora adesso noi facciamo la riunione, ci presenterà qualche prodotto, io i prodotti già più o meno li conosco perché ho già qualcosa a casa e niente, noi ci vediamo dopo la riunione, ok? A dopo! Allora, io sono arrivata qui, lei ha preparato un tavolo con tante cose buone, ha fatto il gattò, ha fatto le pizzette e poi la torta salata e poi i dolci, tutte cose che io non posso mangiare.
riunione è finita, sono di nuovo in macchina, ma da sola. Ho recuperato i bambini. Mirko è andato a calcio con il suo compagno di scuola, che vanno a calcio anche insieme, li ha accompagnati il suo papà, perché io dovevo portare Andri al centro ricreativo, non so come si chiami, dove va Andri il martedì a giocare. Giocare, gli fanno fare i lavoretti, e veramente per tenere impegnati i bambini che non siano a casa o davanti alla TV, davanti ai videogiochi, va benissimo, visto che lui al momento ancora non fa sport. Anche se in realtà vorrebbe fare basket, ma mi sto ancora informando e vedendo se c'è qualcosa non troppo distante da casa per poterlo portare. Comunque, pensavo di andare a comprare, visto che sono sola e i bambini non si annoiano, non ho scuse, un paio di cose per preparare una ricettina per questa sera, che è una delle ricettine che mi avete mandato voi. Però vedrete dopo e dopo saprete chi me l'ha mandata. Quindi vado a comprare queste due cosine e ci rivediamo dopo. Allora, eccoci finalmente tutti a casa, siamo arrivati ormai, sono le 7:30 di sera e come promesso, visto che sono andata a comprare anche le cosine che mi servivano per una delle ricette che mi avete mandato voi, ora vi svelerò di chi sarà questa ricetta. La ricetta è di Lisa, che proviene da Mantova, ma in realtà lei vive a Sondrigo, spero di averlo detto giusto, che è in provincia di Vicenza. Quindi io saluto Lisa e la ringrazio per questa ricetta. Ecco qui gli ingredienti che ci serviranno per la prima ricetta di questi Vlogmas. Faremo dei crostini salsiccia e mozzarella e ci servirà 150 g di salsiccia, del pepe, rosmarino e salvia, del pane raffermo, ma io in questo caso ho preso il pane al Lidl e lì c'è una fettina di pane di segale, quello lo proverò a mangiare io perché non posso mangiare pane normale in questo periodo. E poi lì c'è della mozzarella, 150 grammi di mozzarella. Andiamo a vedere come dobbiamo fare la nostra ricettina. Allora, per prima cosa vado a spellare la salsiccia e poi l'andrò a fare tutta a pezzettini. Vi dico solamente che la mozzarella io l'ho messa a sgocciolare perché chiedevo una mozzarella asciutta, avevo una mozzarella normalissima e appunto l'ho tagliata a pezzettini, poi l'ho messa in un colino e l'ho lasciata sgocciolare. Comunque torniamo alla nostra salsiccia. Come vedete io la faccio a pezzettini, poi gli vado a mettere le spezie. Poi gli vado ad aggiungere la nostra mozzarella e mischio il tutto per bene. Mi raccomando, mescolatela per bene. Poi vado a prendere le mie fette di pane e gli metto sopra la mozzarella con la salsiccia, tutto così un po' spiaccicato sopra. Gnam gnam. Ok, e le preparo tutte. E guardate che delizia assoluta, veramente buonissime, non le avevo mai fatte, sono squisite, ve le straconsiglio. E con questa immagine io vi saluto e ci vediamo domani con il prossimo Vlogmas. Ciao!